Francesco Donato, come e quando è partito questo progetto da un punto di vista tecnico-progettuale? È partito rispondendo ovviamente a una gara. La gara era una gara pubblica alla quale abbiamo partecipato, abbiamo realizzato il progetto internamente e speso, diciamo, qualche ora di lavoro ovviamente per mettere in campo la nostra soluzione. Il progetto è omnicomprensivo, il progetto ha richiesto l'impegno di progettuale per consegnare le soluzioni sia in termini di produzione televisiva, trasporto del segnale, produzione dei contenuti e distribuzione di questi. Quindi è un progetto completo, un progetto dalla cattura dell'evento sino alla consegna dello stesso. Quali sono gli aspetti tecnici prioritari che hai dovuto tenere in considerazione nello sviluppo del progetto stesso? È una gara, pertanto devi essere efficace ed efficiente. Partendo da questo, abbiamo messo in campo delle soluzioni semplici. Il circuito, il network che abbiamo realizzato è un network che utilizziamo per la contribuzione utilizzando soluzioni IP, è un circuito, sono diversi a dire la verità circuiti, abbiamo dei circuiti principali, dei circuiti secondari, trasportiamo l'audio, il video, trasportiamo le comunicazioni. Tutto quanto è stato progettato per funzionare sulla base di un'architettura data dal comitato su circuiti MPLS. Entrando nel dettaglio, quali sono i punti di forza del sistema secondo te e anche i punti innovativi? Ma diciamo, il punto di forza è il fatto che siamo riusciti a collegare 21 location diverse, lo facciamo con tecnologia IP, lo facciamo con costi contenuti, lo facciamo con uno standard qualitativo broadcast assolutamente commisurato alla importanza dell'evento. Su quali principali tecnologie è basato il sistema e come è strutturato nello specifico? Ripeto, encoding IP, catturiamo il segnale alle venue, abbiamo delle unità di produzione, lo trasportiamo presso l'IBC dove ci troviamo oggi, alla nostra master control room. Da lì abbiamo sia delle soluzioni di switching per la consegna ai broadcaster, sia delle soluzioni di ingest per poter fare la post-produzione, per realizzare i contenuti che vanno poi veicolati verso le varie piattaforme, anche i social, così come il web, così come alla fine la televisione del comitato, così come i circuiti internazionali. L'organizzazione tecnica che sta dietro questo sistema produttivo? L'organizzazione tecnica, noi abbiamo i nostri Obi-Wan del gruppo, che ovviamente sono quelli che utilizziamo per le riprese. Abbiamo progettato questo grande network sul quale appoggiamo tutti quanti i servizi di contribuzione. Dall'altro lato abbiamo una master control dove abbiamo lo switching di questi segnali e anche ovviamente tutti i circuiti di coordinamento con le varie venue, con gli Obi-Wan, con le postazioni di commento e con i servizi ausiliari ad essi collegati. Dall'alto della tua posizione, chi deve ringraziare? Ma no, siamo una squadra, abbiamo fatto un lavoro di squadra,
Devo dire che è stata anche un'esperienza dal punto di vista umano, nel senso che ci siamo misurati prima con la progettazione, io per la mia, i miei colleghi per la preparazione delle squadre, i miei colleghi per la pianificazione, insomma devo dire tutta l'azienda si è mossa perfetta sincronia. Ringrazio tutti, voglio dire, semplicemente. Devo dire, se posso, che partecipando poi ad alcuni di questi eventi di queste dimensioni, veramente qui c'è un'atmosfera di serenità, di tranquillità, di cordialità che non sempre è facile trovare, questo ve lo devo riconoscere. Ma allora, io penso che sia un po' il segreto del successo in questo tipo di esperienze, ovviamente debbono essere affrontate per rinforzare. Il mood è molto buono, cioè le persone, noi stiamo lavorando tantissimo, questo è un evento come tanti altri come questo dove nessuno si risparmia, il clima è buono, a parte quello meteorologico, mi riferisco anche invece, troppo buono, mi riferisco invece a quello che è la relazione, e devo dire che tutti i colleghi stanno dando il 100%. Avete costruito una bella squadra. Sì.